Salve a tutti ragazzi e bentornati su Game Hug. Oggi volevo parlare di The Evil Within 2. Ovviamente non è stata ancora rilasciata nessuna notizia ufficiale, io sono andato a cercare e non ho trovato nulla. Ma molte cose lasciate in sospeso nel primo capitolo, questo che state vedendo adesso, mi fanno pensare a un possibile seguito, ma mi ci fanno pensare seriamente. Andiamo subito a vedere l'archivio, ad esempio, dove se cambiamo categoria, andiamo sui giornali, troviamo questa serie di giornali, ovvero ritrovato parrocchiano, parrocchiano scomparso e ritrovato in ospedale psichiatrico perché lanciava accuse alla chiesa di aver aperto una setta, di aver fondato una setta. Quindi satanismo assurdo in una chiesa, cose molto normali, no? Poi troviamo il pavimento della chiesa che crolla. Perché? Perché sotto c'era una catacomba. Questa catacomba, appunto, il parrocchiano dice che non ci si può entrare e dice sacrilegio e tutte quelle robe lì perché probabilmente gli trovano le cose della setta se ci entrano. E addirittura era sotto indagine tutta la chiesa e tutto il sistema, potete leggere sulla destra, perché pare che che un padre si sia preso i soldi delle donazioni e li abbia spesi in qualche modo, ma non sanno come, perché probabilmente anche questi soldi sono stati spesi per agevolare la setta. E adesso andiamo a vedere un altro po' di cose poco chiare. Fra l'altro, la morte dei genitori di Rubik, perché durante il gioco, adesso vi farò vedere una scena. Sembra che li ha uccisi Rubik, mentre qui dice che sono morti così, ecco, con un incidente stradale in macchina. Se solo sapessi il piacere che mi dà quell'espressione sul tuo volto, davvero pensavi che sarebbe bastato rinchiudermi per cancellare la mia esistenza? Lontano dagli occhi, giusto? L'hai Qui fatto. chiaramente L'hai sembra che fatto, Rubik vero? abbia ucciso i Ma ho suoi sempre genitori pensato a con voi. il Spero che coltello siate pieno orgogliosi di di voi. vendetta, ira e dolore per essere stato rinchiuso nel manicomio. Nel video precedente avevo spiegato una teoria secondo la quale Rubik potrebbe essere entrato nel corpo di Leslie ed essere uscito dal manicomio così, ma verso la fine comunque c'è una scena dove Kidman ci fa segno di stare zitti e noi sembra che ci stiamo risvegliando nel manicomio. Potrebbe essere invece che proprio fa scappare Rubik. Questo lo scopriremo forse dai DLC o forse da un seguito. E comunque non si vede Joseph se è morto o meno. Sempre se ci siamo risvegliati veramente. Doc, che diavolo ha intenzione di fare? Provo a salvarci. Sul Ovviamente il serio? dottor Immanes A ne me sa sembra molto che lei più di stia noi su creando un questa altro macchina mostro. perché Non ho ha tempo per pubblicato un questo sacco di cose a detective. nome suo che invece aveva Nemmeno io. inventato Ruben o Rubik, se meglio vogliamo chiamarlo così. E sta Leslie è cercando già un modo per stato qui. uscire da questo Ed è incubo tornato. perché sa che non è È reale. sopravvissuto al legame Allora con sta Rubik. cercando di far L'unico che ce l'abbia fatta, quanto ne risvegliare, so. diciamo, Leslie perché è Ottimo. E collegato più questo di che tutti cosa noi a c'entra con questa noi? macchina È la e via d'uscita, è detective. quasi lui la La sola e mente unica. più che, cioè, la cosa con cui agisce Rubik. Lo vediamo anche perché Kidman spesso va incontro a Leslie e cerca di ucciderlo, non si sa, non di Funziona. fermarlo. Però qualcosa va storto perché il dottor Immanes non immaginava che
Resil volesse uscire dalla macchina e quindi configura qualcosa in modo diverso, non lo so, e fa una brutta fine. Grazie a Dio, funziona. Sono abbastanza sicuro che faranno un seguito perché mi sembra impossibile riuscire a colmare i vuoti che hanno lasciato a proposito di Leslie e di Joseph Stai in bene? soli due DLC. Ma doveva? Ma perché? Ecco perché. Ecco perché. Dottore, corra! Vuole quello che vogliamo noi. Vuole uscire. Per questo video di GameHug è tutto. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e ricordate, tanto va la gatta al lardo che ci lascia il peso forma. Minchia che botta!